Se gli over 40 non occuperanno i 70.000 posti ancora disponibili, le prenotazioni per il vaccino saranno aperte a tutti. È questione di giorni, ha fatto intendere il presidente del Veneto Luca Zaia, che ha anche evidenziato come sarà riservata l'attenzione agli operatori dei centri estivi. Abbiamo 70.000 posti liberi, depurati diciamo da quelli riservati ai fragili, vulnerabili e alla disabilità. Quindi il mio appello è questo. Noi non possiamo lasciare posti liberi per settimane. Allora faccio un appello a tutti coloro che hanno più di 40 anni, dai 40 anni in su, di dire attenzione ragazzi, avete 70.000 posti a disposizione. Se io per qualche giorno ancora è giusto, li vediamo liberi, apriamo tutti. Il Veneto, ha aggiunto Zaia, è pronto a somministrare la seconda dose di vaccino ai turisti qualora le disposizioni nazionali lo permettessero, essendo anche convinto che le richieste non saranno poi così tante. Noi diciamo che non immaginiamo un assalto alla diligenza, non è che uno va in vacanza per farsi l'iniezione della seconda dose, ma se dovesse servire noi ci vogliamo essere e speriamo che a livello nazionale vengano spianate tutte le paturnie mentali relative a fare la seconda dose. L'andamento dell'epidemia è sempre più in calo e molto verosimilmente dal 7 giugno il Veneto potrebbe diventare zona bianca, ma servono 3 settimane con un'incidenza sotto i 50 positivi ogni 100.000 abitanti. Sapete che vedo tutti euforici perché il Veneto dovrebbe andare in zona bianca, vuol dire che per noi il coprifuoco finirà il 7 di giugno. Sì, se continueremo a calare nei contagi, se continueremo a comportarci bene, a portare la mascherina, perché bisogna fare 3 settimane sotto i 50 positivi su 100.000 abitanti. E per il Policlinico Universitario di Padova c'è la novità dell'avvio del progetto di fattibilità deliberato dalla Giunta regionale.